tre piani per 150 posti auto, 47 dei quali riservati gratuitamente al personale del Tribunale della Procura di Busto Arsizio, gli altri a disposizione dell'utenza alla tariffa di 1 euro l'ora fino alle 19.30 e, dopo quell'ora, gratuito. Un favore al Palazzo di Giustizia, ma anche ai residenti della zona di via Volturno, storicamente alle prese con traffico selvaggio ed oggi rinfrancati da un'area ampia e comoda. Siamo in cima al nuovo multipiano di via Volturno Busto Arsizio, a pochi metri la struttura del Tribunale. Questo è il motivo per cui interpelliamo il sindaco Antonelli, che ha voluto la ristrutturazione di questo spazio e il suo ampliamento, e il dottor Sant'Angelo, che per il Tribunale e per la Procura avrà a disposizione tutto questo piano, una cinquantina di posti. È stata una bella galoppata, visto che il Covid ha ritardato un po' i tempi. Sì, ci ha fatto perdere 3 mesi, però diciamo che in tutto è durato 1 anno questa costruzione, quindi voglio dire 7-8 mesi per la costruzione di un'opera così importante. Certo, io provisco sempre a fare nel più breve tempo possibile, però diciamo che è un buon risultato. Per il Tribunale anche un buon servizio, insieme alla Procura contate centinaia tra addetti e visitatori, diciamo, e quindi questo spazio a pochi metri di distanza non può che essere utile. Ma direi che è sicuramente un segno, un ulteriore segno, devo dire, dell'attenzione che l'amministrazione comunale ha riguardo al servizio giustizia che svolgiamo. Ci rendiamo conto, chiaramente, per un verso, che questi spazi che ci sono stati messi a disposizione non esauriscono completamente le nostre esigenze, ma siamo altrettanto consapevoli che l'amministrazione, dopo aver impiegato tanto capitale per realizzare quest'opera, debba anche rientrare necessariamente dai costi. Per agevolare l'ingresso nel nuovo spazio è prevista la modifica alla viabilità di via Volturno, che nel suo ultimo tratto diventerà a doppio senso. L'autosilo è dotato di parcometri di ultima generazione che accettano carte e tessere. Lo stesso, presto, varrà per tutti i posti blu della città grazie a un investimento da quasi 500.000 di euro. Purtroppo c'è anche da dire che il Covid ci ha uccisi su questo settore. Parcheggi a strisce blu, che sono quelli che gestiamo noi come società per conto del comune, sono stati massacrati da questa pandemia. Adesso tentiamo di riprenderci facendolo al meglio e soprattutto ottimizzando il più possibile con le risorse che abbiamo, perché comunque sono sempre investimenti che andiamo a fare, quindi li facciamo ben volentieri per Busto Arsizio e per i cittadini di Busto Arsizio.